Siamo con mister Ignudi del San Giorgio, mister sconfitta in casa del Forio per 2-0. Primi 5 minuti possiamo dire che il San Giorgio poteva stare benissimo in vantaggio, poi dopo un calo di concentrazione e la partita è andata così. Sì, sapevamo che affrontare le isolane nasconde sempre tante insidie, però io oggi ero curioso di vedere la reazione dei ragazzi, soprattutto dopo la partita sottotono che abbiamo fatto con la Vollese. Quindi a differenza di quello che si può pensare, oggi ho visto una squadra reagire, una squadra giocare a calcio. Purtroppo ci stiamo facendo male da soli, nel senso che abbiamo anche oggi commesso due ingenuità sui due gol, come nella settimana scorsa, e c'è stata un po' di frenesia dettata sicuramente anche dal momento sotto porta, perché il primo tempo penso ho contato 5-6 palle gol clamorose da dover spingere solo in porta. Nella ripresa l'espulsione ha un po' cambiato quelli che erano i piani, però ripeto, la prestazione c'è stata. Non credo che capiti tutte le settimane di dover subire gol ad ogni tiro, perché credo che oggi il Forio abbia fatto, ripeto, due tiri in porta, di cui su due ingenuità nostre. Quindi diciamo che bisogna continuare su questa strada, non su quella della settimana scorsa. Mister, espulsione giusta o ingiusta, e il gol poi secondo lei era entrata la palla? A me non piace parlare dell'arbitraggio, perché è troppo semplice, un alibi che non regge. Sull'occasione del gol, il secondo gol, non posso dire niente, perché dalla prospettiva via era impossibile capire se la palla è entrata oppure no. Sull'espulsione abbiamo commesso un'ingenuità, credo più in precedenza che sul fallo, perché non credo che ci sia calcio di rigore, perché effettivamente Sasà ha un po' accentuato la caduta, però il braccio c'è, cioè nel senso che il contatto c'è, non l'avrei fischiato, però ammonire per la seconda volta secondo me in questo caso è stato un pochettino fuori luogo. Però ripeto, io sull'arbitraggio non mi soffermo, perché è un alibi troppo semplice. Obiettivo stagionale? L'obiettivo stagionale io non mi nascondo, nel senso quest'anno siamo riusciti a mettere su una squadra che qualitativamente può giocare a calcio, però bisogna capire che poi giocare a calcio non significa correre poco o non metterci determinazione. Oggi questo non è accaduto, in altre partite un pochettino. Quindi l'obiettivo è quello di fare un campionato comunque buono. Questo significa che il San Giorgio vuole ben figurare con anche con le squadre che vanno per la maggiore, come è successo anche negli anni addietro. Però gli scenari del calcio cambiano di settimana in settimana. Avevamo iniziato più che bene sotto tutti i punti di vista, adesso purtroppo queste due sconfitte consecutive chiaramente hanno creato un pochettino di tensione, un pochettino di frenesia nei ragazzi. Dobbiamo uscire velocemente da questa situazione, perché credo fortemente che questo gruppo possa dire la sua. Mister, quindi soddisfatto della rosa o pensa che ci manca qualcosa in più, qualcosina per fare il salto di qualità? No, io penso che la società ci abbia messo a disposizione, ripeto, una rosa importante, nel senso che è sempre giovane, perché è sempre giovane, se andiamo a vedere la distinta, perché poi sembra che, sì, è vero, abbiamo preso dei giocatori di qualità, tipo ad esempio Moccia, però è un 97, quindi ecco, l'ingenuità che ha commesso oggi è frutto di un'esperienza. Però effettivamente io sono soddisfatto della rosa che mi è stata messa a disposizione. Bisogna anche sapere un attimino aspettare, crescere insieme. Poi si può fare sempre meglio, lo possiamo fare noi e lo può fare la società, però poi bisogna anche accontentarsi.